dobbiamo stare in presidio permanente, lì sotto, e da lì non ce ne andiamo fin tanto che non arriveranno risposte concrete. La scuola della fame e della sussistenza. Questo è lo scenario reale a Salerno e provincia all'indomani dei tagli del ministro Gelmini. Centinaia di docenti, di precari e di ATA che protestavano davanti all'USP di Salerno sono stati caricati due volte dalle forze dell'ordine, trattati proprio come ultras e delinquenti comuni. Ad alimentare il clima di tensione di una manifestazione che era iniziata con intenti pacifici, una presenza senza precedenti di polizia e carabinieri ed un numero esagerato e preoccupante di agenti in borghese che hanno impedito il libero accesso agli uffici dell'USP. Per i precari è a rischio anche il libero manifestare del dissenso, che sembra essere negato. Ai principi della lotta democratica e di massa si risponde con la repressione, ultima spiaggia dopo la ridicola propaganda ministeriale. Per la cronaca, i precari non si sono fatti intimorire, mantenendo il presidio fino a tardo pomeriggio. Loro ancora non ci hanno spiegato per quale motivo c'è stato questo taglio indiscriminato delle cattedre nella provincia di Salerno. Cioè, è stata fatta una ridistribuzione proprio del tutto sbagliata. Non avremmo mai dovuto arrivare a questo, perché la scuola forma il cittadino di domani e in questo modo non si può formare un bambino che vede delle cose ingiuste. Voci drammatiche arrivano dagli altri USP della Campania. A Benevento una coppia di coniugi nelle graduatorie ATA è rimasta senza lavoro. Da qui l'eclatante protesta sulle finestre dell'USP con la minaccia di lancio nel vuoto. Primi preoccupanti segni di una destabilizzazione sociale senza precedenti nella storia repubblicana. Il mattatoio voluto dal governo centrale continua non solo con i precari della scuola, ma con quelli delle poste, della sanità e dei vigili del fuoco, realtà ancora non evidenziate dai pochi media che dicono la verità sullo stato delle cose in Italia. Ma la lotta del personale della scuola, così come può essere ridefinita questa vergognosa vertenza annosa, perché coinvolge tutto il sistema italiano, dai docenti di ruolo all'ultimo precario, non conosce ancora sosta. Una delegazione del comitato precari ha incontrato anche il direttore dell'ufficio scolastico regionale di Napoli, Alberto Bottino, anche se le certezze di rivedere lo status quo sembrano ridotte al lumicino. Mi vedrò sottratta alla cattedra dopo tanti anni di sacrifici, di lavori, quindi sarò costretta probabilmente ad andare al nord